Buongiorno a tutti da Giacomino, pensaci tu, rubrica diretta e curiosità. Dopo un bel po' di pausa, adesso riprendiamo le nostre dirette di cucina, almeno per questo mese, prima di andare in ferie. Oggi vi andrò a preparare ed far vedere come si fa la caponata siciliana, come la faceva mia nonna, come la fa mia mamma e come la vado a fare io. Saluto subito a Pina Palazzolo che ci sta guardando, ciao Pina e tutti gli altri. Ok amici, per fare questa specialità vi serve delle melanzane che io ho già tagliato a tocchettini, ma ne ho lasciato una per farvi vedere come si taglia, delle olive verdi, dell'aceto rosso di vino, del concentrato di pomodoro, dei capperi, delle foglie di alloro, delle cipolle e del sedano e poi naturalmente basilico e menta. Qui ho già preparato una padella dove vado ad accendere per friggere le nostre melanzane. In quest'altra pentolina che già bolle andremo a sbollentare il sedano, le olive e i capperi. In quest'altra grande pentola invece, che vedo che non si accende, perché non si accende, andremo a sbollentare la cipolla e iniziamo così questa ricetta. Normalmente nella ricetta originale comunque servono le cipolle rosse. Io oggi non ho trovato queste cipolle rosse, comunque ho preso le cipolle bianche. Allora amici, cominciamo questa diretta. Allora, in una padella con dell'olio abbastanza caldo mettiamo a friggere le nostre melanzane tagliate a tocchettini grossi. Vedete? Ho tagliato le melanzane con tutta la buccia. Iniziamo a sfriggere le nostre melanzane. Nella pentola questa qua grande ho messo un pochettino di acqua e andrò a sbollentare le nostre cipolle. Normalmente usate le cipolle rosse che sono più dolci, no? In questa pentola qua, vedete? In quest'altro pentolino invece andremo a mettere il nostro sedano che è già tagliato. Adesso vi faccio vedere come l'ho tagliato, vedete? Allora, per fare la caponata bisogna comunque fare questi passaggi: cucinare, sbollentare il sedano a parte con dell'acqua, vedete? In un'altra pentola le cipolle. Allora, amici, ora giriamo la camera. Ok. Iniziamo. La melanzana va, secondo solo che tolgo, va tagliata a due parti. Un secondo che tolgo i commenti, altrimenti non leggo più, perché qua va tagliata a metà. Dalla metà fate quattro strisce, 1, 2, 3 e 4, e tagliate le melanzane a tocchi grossi, non devono essere tagliate a tocchi piccoli, vedete? Così grossi. E questa è la melanzana. Purtroppo oggi sono da solo, non c'è il cameraman, perciò ci dobbiamo accontentare. Prendere la melanzana, tagliarli a 4, se sono piccole a 3, e realizzare dei tocchi grossi, non piccoli, vedete? Io ho lasciato anche la buccia intera e voilà. Invece riguardo al sedano, prendere il sedano, privarlo dei fili, vedete? Andate a togliere i fili in questo modo, togliete i fili bene. Vedete, questo è il sedano, io vado a togliere il filo. Dopo di ciò ho tagliato a pezzettini piccoli.
Il sedano va sbollentato in acqua e sale a parte il tempo che friggete le melanzane. Così anche la cipolla. Prendete le cipolle, pulitela, spaccatele a metà e andate a tagliarle in modo grossolano. Normalmente le cipolle tanti li friggono, li vanno a friggere, ma siccome noi abbiamo già le melanzane e sono fritte e contengono tanto olio, io vado a sbollentare un pochettino la cipolla. Ho messo nella pentola solamente 2 bicchieri d'acqua. Quando la cipolla sarà sbollentata e l'acqua sarà evaporata, lascerò continuare a cucinare le cipolle nella stessa acqua che andrà a buttare la cipolla stessa. E questo è il secondo passaggio. Man mano che le melanzane vanno friggendo, li andrò a mettere in questo scolapasta dove ho messo della carta per far assorbire l'olio. Allora amici, riepiloghiamo: per fare la caponata siciliana necessitano di melanzane. Queste melanzane le andrete a tagliare a tocchettini abbastanza grossi, non fate le piccole perché poi comunque si andando a sfarinare, delle olive verdi, poi serviranno i capperi e foglie di alloro, del concentrato di pomodoro, c'è chi usa la passata ma io uso il concentrato di pomodoro, dell'aceto rosso, dello zucchero, sale, peperoncino e poi un po' di menta e un po' di basilico. Oggi sono un pochettino amareggiato anche perché, come voi già ben sapete, l'altro giorno è morta Raffaella Carrà. Dice a te che te frega. A me mi frega tanto perché Raffaella Carrà per me è stata ed è una grandissima artista, una grandissima donna, una donna che ho imparato ad amare, ho sempre ascoltato le sue canzoni e quando stavo in stretta depressione, ascoltando le sue canzoni mi rilassavo. Figuratevi che fino a domenica scorsa, se lei è morto lunedì, domenica scorsa ero in giardino, pigliavo e con gli amici e parenti si cantava e si ballava le canzoni di Raffaella Carrà. L'indomare, poverina, è morta e per me è un dolore perché è come se fosse morta una parente, un'amica. Anche perché non vi nego che Raffaella Carrà, per me, oltre che una bravissima artista e cantante, è stata la prima donna della mia vita, nel senso che i miei primi orgasmi da ragazzino li ho avuti guardando Raffaella Carrà che ballava. Perciò è come dire il mio primo amore. Perciò pace all'anima sua. Nel frattempo, guardate amici, ho fritto le melanzane e andrò a unire il resto da friggere. Un saluto a Johnny Montalbano, a Rosalia Ribene, ciao Rosalia, un abbraccio anche a Giuliano, Santina Giuliano e a chi si è collegato adesso. Pina Palazzolo è sempre una delle prime, ciao Pina, grazie Pina per i tuoi messaggi, per le tue buonanotte che mi mandi. Allora amici, qua vi fa per riepilogare, no? Secondo solo vi faccio rivedere, stiamo friggendo le melanzane una volta fritte le andrò a mettere in questo scolapasta con la carta. In questa pentola, vedete, sto cominciando a far sbollentare con la stessa acqua le cipolle, non li vado a friggere, il tempo c'è. Invece in quest'altra pentola sto cominciando a sbollentare, cucinare il sedano. Quando il sedano avrà cucinato 2-3 minuti andrò ad aggiungere anche le olive, queste sono le olive verdi,
li andrò ad aggiungere al sedano e andrò a sbollentare sedano e olive in questa pentolina. Nel frattempo stiamo friggendo le melanzane e andremo avanti così. Fritte le melanzane, sbollentato il sedano e la cipolla, andremo a fare un agrodolce di cipolla e aceto e poi andremo a unire il tutto. Spero che in Italia le cose vanno bene. Io spero fra poco di venire in Sicilia a fare un po' di vacanze. Qua oggi sta per piovere, qua da più di 3 giorni che piove, meno male perché c'è un pochettino di freschetto. Preferisco un po' di freschetto al potente caldo che per il momento c'è in Italia, onestamente parlando. Allora, tagliate le vostre melanzane a cubetti, vedete? Non troppo grosse. E friggiamo il tutto. Queste fornelle sono un pochettino basse. Ho cambiato la cucina che avevo prima. Si è rotto il forno e ho comprato, diciamo, ho comprato una seconda cucina e i fornelli comunque sono un pochettino lenti per il mio modo di lavorare. Friggiamo le melanzane. Un abbraccio, un saluto a tutti i miei amici e parenti in Sicilia, ma anche i miei amici che si trovano in tutta la Germania, in America anche, c'è un casino di amici e fans qua che mi guardano, mi chiedono le ricette. Oggi per accorciare un pochettino i tempi ho già preparato tutto, normalmente faccio le mie dirette tagliando tutto al momento, ma il tempo è quello che è, perciò dovuto prepararlo un po'. Speriamo che questa finale domenica contro l'Inghilterra che vinciamo. Ho seguito tutte le partite, tutto il campionato europeo. Quest'anno abbiamo avuto un bellissimo campionato. Onestamente è anche la prima volta che lo seguo dall'inizio alla fine. È così. Se avete qualche domanda da fare, scrivete nei commenti, io vi risponderò a tutte le vostre domande. Allora, Pino Palazzolo, grazie di esserci. Ciao Giacomo, pensaci tu. Rapina, Johnny Montalbano, buongiorno Giacomino, ciao Johnny. Salvatore Conte ci sta guardando, ciao Salvatore, un abbraccio a te in famiglia. Rosalia, ti saluto, ciao zia, ciao Johnny Montalbano, di nuovo. Pina Palazzolo, Salvatore Conte 3. Ciao Salvatore, siete tanti, però non riesco a vedervi tutti. Un saluto anche, un abbraccio alla zia Rosa Cefalu, ciao zia Rosa, ti voglio bene, un abbraccio a te in famiglia. Un saluto anche alla famiglia Ribene, sto guardando ma siete comunque in tanti. Un saluto, un abbraccio a Daniele Culotta, ciao Daniele Culotta, grazie Daniele, a Luigi, l'ho riperso, Luigi l'ho perso, Luigi. E qua. Luigi Fizzo, ciao Luigi,
Loredana Pannuzzo, Pannuzzo, grazie, ciao Loredana, grazie di esserci. Allora, ti do fatto ciò, prende le melanzane, secondo che giro la camera, vanno messe a scolare nella carta e olio. Allora, per chi si è collegato adesso, stiamo facendo la caponata siciliana. Caponata siciliana va fatta prendendo le melanzane tagliate a tocchi grossi. Dopo che avete tagliato le melanzane a tocchi grossi, friggete nell'olio extravergine d'oliva. Dopo averle fritte, mettele a scolare in un scolapasta avvolto di carta che assorbe l'olio in eccesso. Dopo di ciò dovete sbollentare il sedano e le olive in un pentolino a parte e nell'altra pentola le nostre cipolle. Allora, amici, vi faccio rivedere. Queste sono le nostre melanzane. Melanzane vanno tagliate a tocchi grossi. Non tagliate a tocchi piccoli perché poi si sfarinano. Io ho lasciato la buccia perché la buccia va lasciata, la buccia, e sto friggendo le melanzane in abbondante olio. Dopo averle fritte, li sto mettendo a scolare in uno scolapasta con del panno sotto. In un altro pentolino sto sbollentando, vedete, sedano e olive in un pentolino a parte, vedete? E nella pentola qua sto facendo cucinare nella stessa acqua, sbollentare le cipolle, vedete? La cipolla non ho messo né olio né grassi né niente, solamente un cucchiaio, scusate, una tazza d'acqua, e adesso le cipolle stanno cucinando nella loro stessa acqua. Poi vi servirà della menta, questa è della menta fresca, e del basilico. Un saluto a Gianmartino, Rosalia, a Mario Muscarella, ciao Mario che ci sta guardando, a Daniele Culotta, a Loredana Pannuzzo, a Pina Palazzolo, a Johnny Montalbano, Rosalia, Ribene e a tutti quelli che sono in diretta. Allora amici, oggi vi sto facendo la caponata siciliana. È stata una ricetta comunque chiesta da abbastanza persone, la sto, scusate, qua fa caldo adesso. Per fare la caponata siciliana vi servono le melanzane, le olive nere, le olive verdi, del sedano, capperi, cipolle, aceto, zucchero, basilico, menta. Tagliate le vostre melanzane a cubetti grossi lasciando tutta la buccia. Queste, le melanzane dopo averle tagliate vanno fritte in olio extravergine d'oliva. Dopo averle fritte mettetele in uno scolapasta in un contenitore con della carta assorbente. Poi in un pentolino a parte, vedete, sto sbollentando il nostro sedano e olive vanno cucinate a parte e nella pentola grande, questa che vedete, sto cucinando le cipolle. Le cipolle non le sto friggendo come fanno tanti, ma li sto solamente facendo cucinare, diciamo, nella loro stessa acqua. Le cipolle a contatto col calore vanno a buttare l'acqua in sé per sé. Con la stessa acqua li sto facendo, diciamo, cucinare e sbollentare. Dopo andrò a unire alle cipolle 4-5 cucchiai di zucchero e lo andrò a far ritirare lo zucchero con dell'aceto per ottenere la famosa salsa agrodolce. A questo punto andrò a unire il sedano e le olive che sto lasciando sbollentare e alla fine uniremo anche le melanzane, sale, pepe, un pochettino di basilico, un po' di menta, delle foglie di alloro, foglie di alloro che magari adesso, guardate, metto due qua,
e due già nella pentola lì dentro. L'importante, amici, l'importante è che quando fate la caponata siciliana non fate come fanno tanti che fanno, mischiano tutti in una pentola, no, è sbagliatissimo, perché ogni prodotto, ogni ortaggio ha i suoi tempi di cottura. Perciò il sedano va svollentato da solo, dopo che avete svollentato per circa 5 minuti il sedano, andrete anche a svollentare, se volete, nella stessa acqua, anche le olive. Unite sedano olive, lasciate svollentare e cucinare sedano olive. Poi, a parte, non fate come fanno tanti che prendono cipolle e friggono assieme alle melanzane, a parte, ciao Salvatore Curreri, a parte, vedete, fate svollentare e cucinare nella stessa acqua la cipolla. Tanti fanno comunque, non è sbagliato, ma io non lo faccio per una questione di classe, no? Tanti vanno a friggere la cipolla assieme alle melanzane, io la cipolla non la friggo, perché già basta il grasso delle melanzane. Fate cucinare le cipolle nella loro stessa acqua. Quando avrà buttato l'acqua e l'acqua sarà evaporata, fate l'agrodolce direttamente nella pentola. Le melanzane lasciatele friggere, ma non serve che friggono tanto, cioè che siano dorate, anche perché la cottura verrà definita dopo con il concentrato di pomodoro e tutto il resto. Perciò friggete la parte magari dove c'è la buccia. Dopo aver fritto le melanzane, vedete, toglietele e mettetele ad asciugare in un scolapasta con della carta che assorbe. Ah, che bello caffè! Come dice Raffaella Carrà, a far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, e se lui ti dà un letto vuoto e vuoto, daglielo indietro a lui, fagli capire che non è un gioco, fagli capire che comandi tu, a far l'amore comincia tu. Onestamente, a far l'amore comincio sempre io, però mi piacerebbe che ogni tanto cominciasse lei, va? Allora, friggiamo il resto delle melanzane, vedete, in abbondante olio. Nel frattempo, sempre no, vedi qua, adesso le cipolle sono cotte perché hanno già buttato la loro acqua. Anche il sedano e le olive stanno cucinando. Tra poco facciamo il tocco finale. Allora, amici, a questo punto, vedete, prendo i capperi e li vado anche agli ultimi 2 minuti a sbollentare assieme al sedano e le cipolle. Questo è l'ultimo passaggio riguardo la sbollentatura. Prima sono andato a tagliare il sedano, l'ho sbollentato per circa 5 minuti, dopo 5 minuti che ho sbollentato il sedano sono andato a unire le olive, vedete? Dopo 5 minuti ancora che le olive sono state sbollentate ho unito i capperi, altri 2 minuti e siamo pronti. A questo punto, ragazzi, vedo che giro la camera, a questo punto iniziamo a preparare l'agrodolce. L'agrodolce, vediamo se riesco a inquadrare la pentola. Ok, inquadrato. L'agrodolce, l'agrodolce, l'agrodolce. La dolce,
All'inizio una brutta sorpresa. Acqua. Minchia, mi ero spaventato, era finito lo zucchero, non trovavo lo zucchero. Ho detto adesso che gli di queste qua? Acqua dolce col sale. L'ho trovato, l'ho trovato. Ah, un modo per me. Allora, prendete lo zucchero. Lo zucchero, 4-5 cucchiaie, le vado a mettere qui c'è la cipolla, vedete? 1, 2, bene, 4 e 5, e voilà, 6. Allora, vi faccio vedere, ho messo lo zucchero, vedete, qua assieme alla cipolla. Adesso lo zucchero si andrà a sciogliere e unire alla cipolla. Dopo che avete messo 5-6 cucchiai di zucchero, unite un 3 ml di aceto, vedete questo è aceto rosso. Ok, abbondiamo. E qua stiamo andando a fare la nostra cipolla in agrodolce, perché la caponata va mangiata in agrodolce. Nel frattempo le melanzane friggono, vedete? Finiamo di friggere le melanzane. Allora amici, avete qualche domanda da fare? Io vi risponderò a tutti. Allora, innanzitutto un saluto a Salvatore Curreri. Ciao Salvatore, saluto tanto a tuo papà. Salvatore è un grandissimo amico, compagno di scuola, nonché un grande musicista. Se avete di bisogno di un musicista per le vostre serate, karaoke o feste, compleanni, contattate Salvatore Curreri, perché veramente è un grande, io lo conosco da bambino, suona benissimo. Poi un saluto ad Adriano Tortirello, ciao Adriano, Rosalia, Luigi Zito, a Rosa Cefalù, a Pina Palazzolo, di nuovo Rosa di Bene, siete tantissimi, un saluto a tutti. Stiamo facendo la caponata siciliana. Allora, per fare la caponata siciliana, come vi ho detto, prendete le melanzane, tagliateli a tocchettini grossi. Dopo che le avete tagliate a tocchettini grossi, lasciatele friggere, ma non friggetele tanto, perché continuando a cucinare poi comunque dopo nella salsa agrodolce. Dopo averle fritte, scolateli, metteteli in un scolapasta con della carta, così assorbirà l'olio in eccesso, vedete? Nel frattempo lì sta cucinando la cipolla in agrodolce. La cipolla in agrodolce io l'ho fatta non friggere, ma ho lasciato sbollentare e cucinare la cipolla nella loro stessa acqua. Dopo che la cipolla avrà buttato l'acqua che contiene, sono andato ad aggiungere 4-5 cucchiai di zucchero. Lo zucchero, quando è iniziato a riscaldarsi, a caramellizzare, come cacchio si dice, sono andato a unire l'aceto. Nel frattempo, vedete amici, io continuo a lavorare, parlo il lavoro, finisco di friggere le nostre melanzane. Sto facendo la caponata per circa 10 persone, perché a casa mia siamo sempre in tanti che si mangiano, fra amici e componenti della famiglia, una decina ogni giorno, perché sfamo pure gli affamati. Da Giacomino, pensaci tu, mangiano i vicini di casa, gli amici e quelli che hanno fame, tutti quelli che hanno fame, basta bussare a casa di Giacomino, pensaci tu che è un pezzetto di pane. Però vedete amici, qua sto cucinando e sbollentando il sedano, capperi e olive a parte. Qua sto finendo di cucinare le melanzane.
Allora, Salvatore Conti sta guardando. Ciao Salvatore. Ciao Eustachio d'amore. Eustachio d'amore. Ah, che non ti vedo 40 anni, forse 38. Comunque, un abbraccio d'amore. Santo Rosanna, ciao, grazie. Agostino Tumminia, ciao, grazie. Un saluto anche a te. Vincenzo Campanella, ciao Vincenzo. Ah, Gianmartino Rosalia, ciao Gianmartino, tutta la famiglia Gianmartino saluto, tutta la famiglia veramente, degne persone. Luigi Zizzo, ciao Zizzo, vedo che c'è pure delle belle zizze dalla foto, sto scherzando Luigi, ah. Sto scherzando, se non si scherza cosa si fa? A far l'amore comincia tu. Amici, fate l'amore, che non è un peccato. Da bambino le suore mi dicevano che fare l'amore era peccato, che fare l'amore, che ne so, Gesù ci castigava. E invece non è così, perché chi non fa l'amore non è felice, chi non fa l'amore è depresso, chi non fa l'amore becca le corna e vi sta bene. Scusate. Perché siamo tutti bene a dire la donna tradisce, no, se la donna sta bene a casa sua non ha motivo di tradire, così anche l'uomo, e cioè fate l'amore che non è peccato. Chi è che la pensa diversamente? Lo diceva pure Raffaella Carrà, se lui ti dà un letto vuoto, il letto vuoto taglielo indietro a lui, fagli capire che non è un gioco, fagli capire. Ma ci vuole l'amore, ci vuole, ci vuole. E se lo diceva Raffaella Carrà 40 anni fa, 40, 45 anni fa, si è visto bene quella. Siamo tutti uomini, quando siamo in mezzo alla strada e importuniamo le ragazze, le donne, ah che bella quella, che bel culo, ciao bella, come ti chiami? Ma è una scopa tuo mare, fai un masco a casa. Come dice, cane che abbaia un muzzica, la verità. Ciao bella, ciao. Io onestamente a volte mi trovo con amici, no, a passeggiare, e onestamente parlando mi dà fastidio, perché sembra che è una gara, no, di chi guarda di più. Ma tu a quella l'hai visto, ma quella l'hai visto, hai visto che bella quella, ma hai visto che bella, voglio. Io mangio e bevo a casa mia e fumo pure a casa mia, non c'è motivo. Allora amici, a parte lo scherzo, qua le melanzane stanno friggendo, queste sono le melanzane per fare la nostra caponata, vedete, dopo averle fritte passate nell'olio, passate nella carta ad assorbire tutto. Oggi sono da solo, perciò faccio da camera, da cucina, da cuoco, fai da te. Tuca, 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 l'ho inventato io per poterti dire. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace. Allora, vedete, togliere sempre le cose in eccesso, vedete sempre di lavorare nella massima pulizia, vedete? Tutto quello che in più togliamolo, questo lo lasciamo qua che può servire. Allora amici, la caponata diciamo è quasi terminata. Friggete nell'olio le melanzane, dopo che avete fritto le melanzane mettetele a scolare. Allora a questo punto guardate il sedano, le olive,
e i capperi li andrò a unire all'aglio dolce. Voilà. Allora, faccio vedere, questa è la pentola dove assieme alla cipolla in aglio dolce sto unendo l'acqua dove ho sbollentato il senero, le olive e alla fine i capperi. Vedete? Qua sto friggendo le ultime melanzane. Ok, togliamo le ultime melanzane, che il tempo passa, il tempo vola. Ok amici, a questo punto vedete, spegniamo la fiamma quella piccola. Allora, nella pentola ho fatto l'aglio dolce, all'aglio dolce ho unito il sedano, cipolla e olive con capperi. Andremo ad unire, guardate, vedete qua l'olio in eccesso, l'ho andato a buttare lì sotto. Andremo a unire le nostre melanzane, vedete così. Voilà. Queste sono le melanzane. Melanzane. Fatto ciò, adesso mi devo aiutare. Allora, fatto ciò, amici, cosa dovete fare? Un secondo che metto. Prendete del concentrato di pomodoro e unirlo nella pentola. C'è chi usa la passata di pomodoro, c'è chi usa anche il pezzetto di pomodoro sulla polpa di pomodoro. Io lo utilizzo la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro, come faceva mia nonna all'antica, anche perché devo andare a stringere, non devo andare a unire altri liquidi, altri sughi, no? Perciò, siccome già qua c'è il brodo, l'acqua dove ho sbollentato, il sedano e le olive, i capperi, perciò adesso dobbiamo andare a stringere. Non c'è due tubetti di concentrato di pomodoro. E questa è la nostra caponata siciliana. A questo punto aggiungere un po' di sale. Normalmente ci mettono il pepe nero, io lo faccio un po' piccante, perciò andrò a mettere un po' di peperoncino al posto del pepe nero. Mi piace un pizzico piccante. A questo punto dobbiamo girare tutto. Amici, la nostra caponata è quasi pronta. Allora,
prendete del basilico e unitelo qui dentro a tutto, no? Io il basilico lo spezzetto con le mani, perché se lo tagliate col coltello farà un effetto di ruggine, no? Diventa nero. Vedete, prende dell'abbondante basilico, unirlo qui dentro, e naturalmente la menta. Questa è la menta, andrò a mettere anche delle foglie di menta, menta spezzettata. Ora vi faccio vedere il tutto. Allora amici, la ricetta è quasi finita. Questa è la nostra caponata, dove ho aggiunto il basilico, menta, sale, spezie, del concentrato di pomodoro. Allora, vediamo, facciamo assaggio. Questa è la nostra caponata, vediamo com'è. Ciao amici, vi ho fatto vedere la ricetta della caponata, adesso assaggiamo per vedere com'è. Certo che non si può fare in bocca, amici. Con questa caponata a far l'amore inizierà lei. Ci vuole un cucchiaio di zucchero, che ho messo troppo aceto. Un cucchiaio di zucchero. Ed è perfetto. Allora amici, la diretta è finita. Scheiße man. Non ho bruciato. Lasciate cucinare ancora 5 minuti e la ricetta è finita. Andiamo ai saluti. Allora amici, ciao a tutti da Giacomino Pensacci Tu, rubriche dirette e curiosità. Oggi a forte richiesta sono andato a farvi la caponata siciliana, vi ho dato tutti gli ingredienti tutti gli ingredienti. Adesso andiamo a salutare un pochettino velocemente tutti, vediamo chi devo andare a salutare, scusate ma non vedo. Allora, Pina Palazzolo, Salvatore Conti, Johnny Montalbano, ciao a Rosalia Ribene, ciao, un saluto. Poi a Aldoro, ciao Aldoro, grazie di esserci. Agostino Tumminia, Lucia Castro, ciao Lucia Castro, Ken, hallo Ken, wie geht es dir? Bist du wieder gesund? Heute habe ich gemacht eine sizilianische Spezialität. Das ist die Caponata, Caponata siciliana. Die Caponata siciliana ist mit Aubergine, Zwiebel, Zucker, Kapern, Sedan, und Susi Sava Sauce und noch dazu die Tomaten. Das ist die Caponata siciliana, ok? Mein lieber Freund, wenn du willst, canso io come un camaprobie, c'ho una gruzia alla dai in famiglia. Ciao Ken. Antonio Castro, ti saluto. Francesco anche. Santo e Rosa, grazie di esserci. Carmelo Machi, un abbraccio a te in famiglia. Antonio Castro l'abbiamo salutato. Siete tanti ragazzi, non riesco a vedervi. Allescla, grazie. Allescla, a stufestante? Ok, ma lì per voi, quando tu visti, visto prima anche l'altro, tu visti prima è brutta, lì per cruce, dice in famiglia, ok? Ciao Ken, ciao Greg, ciao Ciri, ciao Patrizia, un decline mouse, wie heißt der, decline, habe ich vergessen.
Ok amici, con questo è tutto, vi aspetto alla prossima diretta di cucina, se la diretta vi è piaciuta lasciate un commento, un mi piace e condividete questa ricetta. Ciao a tutti da Giacomino, pensaci tu, rubriche, dirette e curiosità, oggi con la nostra caponata siciliana, guardate che bella, a far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu. E se lei ti porta in un letto vuoto, quel vuoto daglielo dietro a lui. Fagli capire che non è un gioco, fagli capire. Fate l'amore, ok? Ciao a tutti. Ah, David, ciao David. Oh, il nostro vicino professore. Ciao professore. Ciao. Abisciolete caponata che mat. Mito pagine, calcio spetta come da sprobbia, ok? Ciao! Ciao a tutti!